Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come va? Come state? Allora, intanto siamo a poche ore dall'inizio di una nuova partita della Juventus, la prima partita in casa. Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione da parte di Massimiliano Allegri e io vi dico, io inizio ad avere un po' di curiosità per due principali motivi. Il primo, se verrà riconfermata la stessa formazione titolare. Lo sappiamo, l'anno scorso Allegri non ha mai confermato al 100% la stessa formazione. Eppure io questa volta me lo sento dentro, verrà confermata a meno che non ci saranno dei cambiamenti per causa di forza maggiore, ad esempio un infortunio, una cessione o robe del genere. Fatemi sapere la vostra questione nei commenti, io mi sento che già la seconda andremo a confermare la formazione. Sarebbe già un input, ci farebbe capire diverse cose, secondo me. Si andrebbe dritti in una direzione, cioè ho già le idee chiare. Poi vediamo se questa cosa si concretizzerà oppure no, perché Allegri ci ha sempre detto la formazione la faccio in base a quelli che sono le caratteristiche degli avversari. Però avere un'idea di quelli che sono i titolari, avere un'idea di quella che è la formazione titolare, significa avere le idee chiare. Quindi mi farebbe molto molto piacere se inizia a ragionare sulle proprie caratteristiche piuttosto che di quelle degli avversari. E in questo momento, per quella che è la Juve attuale, credo che sia la strada da seguire. In seconda battuta, se verrà confermato lo stesso approccio che abbiamo visto dal punto di vista tattico. Io ho sviluppato un breve video che ho pubblicato l'altro giorno su Instagram e su TikTok di quella che potrebbe essere una potenziale evoluzione per migliorare il possesso palla da parte della Juventus e voglio portarvela anche qua su YouTube, si parla veramente di pochissimi istanti, quindi concedetemi un minutino per questo video. La Juventus vista con l'Udinese può migliorare ulteriormente. Prendiamo in esame la formazione che è scesa titolare nella prima giornata di Serie A e vediamo come potrebbe gestire ulteriormente il vantaggio per non fare un secondo tempo di sofferenza come quello che abbiamo visto domenica. Ne abbiamo già parlato, Cambiaso dentro il campo per dare ampiezza Chiesa funziona, e come. Rabiot, Miretti, Locatelli e lo stesso Cambiaso andrebbero quindi a formare un box midfield per guadagnare superiorità numerica nei confronti di squadre che giocano soltanto con tre centrocampisti. Questa disposizione a 4 a centrocampo non è affatto una novità, vediamo alcuni esempi. Abbiamo il Chelsea di Tuchel che ha vinto la Champions League proprio con questa disposizione. Qui l'Arsenal dei miracoli dell'anno scorso che per un pelo ha sfiorato la vittoria alla Premier League. Qui invece il Barcellona di Xavi che ha vinto la Liga nella scorsa stagione. E ovviamente come non citare il Manchester City di Guardiola che ha vinto la Champions. Insomma, tutti i club che cercano di organizzarsi con un'idea abbastanza moderna. E a quanto pare la Juve sta seguendo questa indicazione. Meno male. L'evoluzione finale della rosa della Juventus potrebbe essere qualcosa di simile. Attenzione a Nicolussi e Caviglia al posto di Locatelli e Huijsen al posto di Gatti che potrebbero aggiungere qualità di palleggio. Oggi ragazzi, oltre a parlare di quella che è stata Udinese-Juventus, perché ne parleremo, e di quella che sarà appunto lo sviluppo futuro della Juve, voglio parlarvi di una grande vittoria della Juve, che non è una vittoria di un titolo, non è una vittoria di un trofeo, non è una vittoria di una partita. Per una grande vittoria, perché pensando da dove siamo partiti qualche anno fa, quelli che erano stati un pochettino anche i campanelli d'allarme delle ultime stagioni, io ricordo l'estate tra Sarri e Pirlo, vi dico, ho capito perfettamente quello che sarà il mercato della Juve, i giocatori sopra i 30 anni con uno stipendio elevato verranno ceduti, e infatti si è andata in quella direzione, ovviamente non tutti, però l'idea era: se un calciatore ha queste caratteristiche viene ceduto. È stato il turno di Higuain, è stato il turno di Matuidi, è stato il turno di tantissimi calciatori. Poi la cessione più importante, più pesante, più rumorosa è ovviamente stata quella di Cristiano Ronaldo, che ha alleggerito e non di poco le casse della Juventus. Non è ancora giunto il momento di guardare nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche degli stipendi in Serie A nella totalità, anche perché ci sono ancora dei movimenti di mercato. Io quando vedo che l'Inter l'anno scorso paga una buona uscita a Sanchez per andarsene via e l'anno dopo lo ritessera, mi metto le mani nei capelli, perché è un'operazione di mercato incomprensibile, veramente incomprensibile. All'interno di tante operazioni che vi ho già detto l'Inter secondo me ha svolto molto bene, questa è una follia, veramente una follia. Però la piccola vittoria della Juve è la seguente, vi mostro questa tabellina che ho preso a Transfer Market. Questa è la media di età per partita inerente alla prima di Serie A. Significa che Lecce è stata la squadra più giovane in assoluto con 23.9 e la Lazio è stata la squadra più vecchia con una media di 28.7. Tra l'altro fa molto ridere già il fatto di vedere la più vecchia contro la più giovane e alla fine ha vinto il Lecce, quindi già questo è un indizio, ci dice qualcosa. Fatto sta che se andiamo a vedere Lecce, Bologna, Frosinone, Sassuolo, Empoli e la Sverona,
E poi c'è la Juventus con 25.1 di età media. Per trovare un'altra big o presunta tale dobbiamo scendere, quindi Torino, Cagliari, Udinese, e poi ci ritroviamo Fiorentina e Atalanta, che sono due squadre ostiche, non considerabili vere e proprie big, e allora scendiamo ancora Genoa, e poi troviamo il Milan, e in mezzo al Milan il Monza, quindi Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Inter, Lazio. Quindi tutte le squadre che sono un po' più favorite per lo scudetto, quindi l'Inter, quindi il Napoli e quindi, se vogliamo, pure il Milan, sono lì giù, e la Juve invece è lì in alto. Andiamo a vedere anche quella che è stata la formazione titolare della Juventus. Ci sono Chiesa e Vlahovic come attacco titolare, e Vlahovic è nato dopo il 2000, quindi uno nato dopo il 2000, così come UEA, così come Miretti, così come Cambiaso, e sono già quattro giocatori nati oltre il 2000 sugli 11 titolari. Se andiamo a prendere in considerazione quelli che sono stati i sostituti, quindi i subentrati, Milik, Yıldız, McKenny, Ealing e Fagioli, Fagioli, Ealing, Yıldız sono altri tre giocatori nati dopo il 2000, quindi altri tre, quindi sette giocatori nati oltre il 2000 sugli 11 titolari e i 5 subentrati che fanno 16. Diciamo che inizia a essere veramente una buona media. Quindi la Juventus da questo punto di vista si è mossa non bene, di più. Ne parlavo giusto ieri all'interno di un articolo che ho scritto, vi lascio magari il link qui sotto in descrizione se volete andarvi a leggere l'articolo, ma questo è il vero e proprio oro della Juventus da qui in avanti. Possiamo anche constatare, sempre tramite Transfermarkt, quella che è l'età media della Juventus, della rosa della Juventus, ed è la seguente. La Juventus è intorno ai 26.41, però possiamo notare che quello che porta veramente sulla media è la porta, perché abbiamo Perinca un 92 e Pinsoglio e Szczęsny che sono dei classi 90. Nel video di ieri vi facevo vedere che comunque tutti e tre i portieri della Juventus sono in scadenza nel 2025, quindi la Juve dovrà iniziare a monitorare anche qualche portiere per fare degli investimenti, per essere al sicuro quando verrà ceduto Szczęsny, quando verrà ceduto Perin, quando verrà ceduto Pinsoglio, perché quello è un reparto da rifondare. Non in questa sessione di mercato, lo sapete, io non sono, non ho questa volontà, questa priorità di rifondare adesso la porta, però dalla fine del mercato in avanti la Juventus dovrà iniziare a ragionarci seriamente. Ma secondo me la Juve si è mossa molto bene sugli altri fronti. L'altro giorno guardavamo che l'annata di media veniva 1996 e infatti il totale della media è 26.41, quindi la Juventus si sta muovendo veramente bene da questo punto di vista. La Juventus sta cercando di inseguire quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un club all'avanguardia, di un club moderno. E quindi se da un certo punto di vista la Juve si sta cercando di tutelare anche all'interno del campo, e se la Juve dall'altro punto di vista si sta cercando di tutelare fuori dal campo, la speranza è che si possa inseguire questa volontà. Diamo anche un'occhiata a quello che è il monte ingaggi della Juventus, perché proprio in queste ore si sta parlando di un rinnovo di contratto di Rugani per spalmare quelli che sono i tanti soldi che percepisce annualmente. Io ve lo dico subito, ma ve l'avevo già detto, sono assolutamente favorevole a questo rinnovo di Rugani per spalmare l'ingaggio, e vi mostro il perché. Questa è la tabella degli stipendi della Juventus. Pogba è il giocatore più pagato della Juve con 8 milioni, seguono Rabiot e Vlahovic con 7, e poi ci sono Szczęsny e Bonucci con 6,5 e Alexandro con 6. Questi 6 giocatori sono quelli più pagati della rosa, sono quelli che percepiscono dai 6 milioni in su. Su Pogba io vi ho già detto, secondo me Paul dovrebbe mettersi una mano sul cuore e una mano sul portafoglio e dire: bene, voglio rimanere alla Juventus, l'anno scorso non sono stato utile, cerco anch'io di andare a ritrattare il mio ingaggio verso il basso se la Juve dovesse chiedermelo. Poi magari la Juve non lo vuol fare, Pogba non lo vuol fare, è assolutamente suo diritto nel caso dire di no, perché il contratto parla forte e chiaro. Però possiamo vedere che il giocatore più pagato della rosa della Juventus è anche quello che dà meno garanzie dal punto di vista fisico, dall'altra parte è anche quello che secondo me dà più garanzie dal punto di vista tecnico. Però ovviamente se non giochi la tecnica non puoi mostrarla. Poi abbiamo Rabiot, che è stato un rinnovo annuale. Abbiamo Vlahovic, che è stato il grande colpo, e sappiamo tutti quello che è il discorso su Vlahovic dal punto di vista delle ipotetiche cessioni. Abbiamo Bonucci, che è stato messo fuori rosa probabilmente per ragioni non tecniche ma relazionali con Allegri, e forse anche economiche. Alexandro, che è stato rinnovato, una sciagura questo rinnovo automatico di Alexandro. E Szczęsny, che come dicevamo ha rinnovato anche lui in maniera automatica e fino al 2025 sarà un giocatore della Juventus. Quindi se proprio dobbiamo individuare i giocatori che avranno anche un altro anno di contratto oltre a questo e che guadagnano queste cifre, parliamo di Pogba, parliamo di Vlahovic e parliamo di Szczęsny. Quindi questi tre giocatori secondo me la Juventus o cercherà di abbassarli
per un motivo molto semplice, cioè quelli sotto poi rischiano di chiedere qualcosina in più, oppure riterrà così, ma non sarà più quello il tetto massimo della Juventus. Perché scendendo abbiamo Chiesa, Bremer, Danilo, Milik, Rugani e Locatelli, che guadagnano dai 3 milioni in su. Ora, Chiesa è un titolare, lo sappiamo. Anche Chiesa scadenza 2025, e qua sul rinnovo bisognerà ragionarci un attimo. Bremer è un altro colpo grosso della Juventus, e guadagna quei soldi perché è stato pagato come un top player. Danilo è il capitano, ha rinnovato, e direi che sui 4 milioni è una cifra abbordabilissima, accettabilissima per un titolare affidabile come Danilo. Lo stesso Milik guadagna 3,5, credo che proprio che sia logico. Locatelli guadagna 3 e per un titolare va benissimo. Rugani guadagna 3,5 e per una riserva, che non è nemmeno la prima riserva, sono troppi. Per quello vi dicevo, è logico rinnovare il contratto e spalmare questi 3,5 in 2 anni per guadagnare 1,7. Dall'altra parte voi direte, ma perché Rugani dovrebbe accettare? E avete ragione, e infatti non è detto che accetterà. Però qui entra in gioco la volontà di Rugani. Vuoi rimanere un anno in più alla Juventus anche a costo di rinunciare a dei soldi? Perché tanto non li guadagneresti più di quei 3,5, però intanto ti fai un altro anno alla Juve. Deciderà lui, anche perché inizia ad avere la sua età anche lui. Poi scendendo abbiamo Ken, McKennie, Kostic e Weah sull'ordine dei due. Abbiamo De Sciglio, Perin, Caiorghe, Fagioli, Gatti e Miretti sull'ordine degli 1. Poi abbiamo Facundo, che è andato alla Sampdoria con 0,6 e Pinsoglio con 0,3. Dall'altra parte abbiamo Cambiaso, Frabotta e Piazza con un ingaggio ancora incerto. Non sappiamo quelli che sono i soldi che guadagnano attualmente. Questa classifica è stata presa da DAZN. Insomma, la Juventus si sta muovendo per abbassare il monte ingaggi, abbassare l'età media, abbassare i costi di gestione, aumentare il numero di giocatori provenienti dal vivaio aggregati alla prima squadra, e si spera, visto quello che è stato il precampionato, visto quello che è stato l'esordio, anche cercare di dare qualcosa di più dal punto di vista del campo. Se queste 5 condizioni verranno concretizzate, verranno realizzate, verranno inseguite ulteriormente, verrà data continuità dalla Juventus, sarà meraviglioso. In caso contrario aspettiamo e vediamo, però credo proprio che la Juventus stia inseguendo questi 5 punti. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti, perché ci sono tante cose da dire. Vi ho portato tante statistiche, tanti dati, quindi sbizzarritevi. Ciao ragazzi.